Buonasera a tutti, vedo degli sguardi un po' depressi, cerchiamo un po' di tirare su questa atmosfera e di svegliarsi un po'. Siamo arrivati, penso, grosso modo in 60, cioè praticamente meno di un terzo dei delegati. Allora, a chi dobbiamo parlare? Allora, il mio cuore è giovane, dico giovane come entusiasta, non certo dal punto di vista medico, mi dice di evitarvi, di zippare un anno di lavoro intenso, vi dirò come, per parlarvi di una relazione che io ho già fatto come tema di studio nazionale a Milano, che riproporremo nella settimana che va, ricordiamocelo, dall'8 al 14 all'Expo di Milano, dove abbiamo una giornata dedicata all'acqua. E lì abbiamo due relatori, anche un esterno più la mia persona. Vi parlerò praticamente di cosa è questa attività del terzo mondo. In questo modo comprende Progetto Italia, un progetto dimenticato in cui quattro associazioni avevano giurato a Genova di collaborare fra loro. Noi l'abbiamo fatta, io l'ho fatta positivamente. Comprende l'acqua per la vita, primariamente, vi spiego come abbiamo portato avanti questo discorso nel distretto, e poi altre attività collaterali che erano rimaste così abbandonate, tipo Aiuto il Terzo Mondo, quando era gestito da Gianni Ponte, io ho ricoinvolto tutti assolutamente, che erano le persone primarie. Erano dedicati al PD, abbiamo lavorato per lì. Il consolato del Burkina Faso, che è stato dedicato a me l'anno scorso, ha lavorato con quasi tutti i paesi africani del Centro Africa. Quindi parliamo, a parte il Mali, dove ci sono dei problemi, ha lavorato col Burkina Faso, con la Costa d'Avorio, con il Togo, con tutti. Stiamo lavorando molto. Il criterio, e mi ricollego a quello che diceva l'amico Gabriele Sabato Santi, è praticamente che credo che veramente questo distretto abbia perso la voglia di servire, perché i risultati che abbiamo ottenuto noi personalmente, io personalmente, non per vantare, io sono andato in giro per l'Italia, signori, a fare convegni, seminari, e molti distretti hanno lavorato con entusiasmo molto di più di questo distretto. Ci siamo appannati, specialmente la grande Genova, scusate, vi dico, è quasi assente. Ognuno pensa alle proprie cose, alle piccole cose ripetitive a volte che niente crea agli altri. Signori, se noi non impariamo, e scusate, questa volta metto in gioco la mia età per dare un suggerimento molto valido. Le cose che noi dobbiamo fare, come l'IOS, devono essere opere di eccellenza, in cui prevale il nostro valore aggiunto. Ce lo dobbiamo mettere in testa. Nel momento in cui noi raccogliamo quei pochi soldi che tutti ci attiviamo a raccogliere e le mettiamo in mano di altri, noi non siamo più proprietari di quell'eccellenza delle opere che ci chiedono. Noi, se operiamo in questa maniera anche nei confronti dei giovani, i giovani vengano. Casomai è il problema di mantenerli. Abbiamo lavorato qui nel nostro distretto e adesso vi voglio leggere quelli che sono stati delegati, che erano fin troppi quest'anno, che tutti, quelli che vedo qui, hanno lavorato benissimo. Io non mi devo lamentare, come quando era stato il comitato dei giovani, che dopo 6 mesi avevamo portato 50 persone. Allora ditemi che cosa manca praticamente, l'entusiasmo nostro, dei coordinatori, manca forse gli obiettivi, lavoriamo per obiettivi? No, non lavoriamo per obiettivi, signori. Io credo fortemente che quando uno parte, un coordinatore, un officer, deve all'inizio dell'anno avere degli obiettivi ben precisi e deve avere la capacità di trascinare gli altri, quelli che sono i membri di questi benedetti comitati, dando un esempio e dei fatti concreti. Se tu dai degli esempi e dei fatti concreti, signori, i risultati avvengono. Quello manca, e manca particolarmente nel nostro distretto. Ho girato anch'io, come Gabriele Sabato Santi, in molti distretti. Abbiamo fatto convegni, Firenze, LA, YA, YB, l'abbiamo resuscitato con il nostro entusiasmo. Allora vuol dire che cosa manca? Manca evidentemente la voglia di servire, che dobbiamo assolutamente promuovere con i nostri esempi. Perché quando ero governatore avevo un motto che io vi ripeto 100 volte, perché sono convinto che verba movent, ma fatta ed esempio attraente. Sono gli esempi che le persone come me, come tanti altri, che pur anziani vanno in giro per il mondo con l'entusiasmo di servire. E questo entusiasmo produce entusiasmo e crea fatti concreti, e i fatti concreti si trasferiscono verso le persone. L'obiettivo era quello di espandere nel nostro distretto la conoscenza dell'aionismo e ovviamente di quello che facciamo noi, la riserva, l'acqua per la vita principale. L'abbiamo fatto, abbiamo fatto dei convegni a livello nazionale, siamo stati a Palazzo Tuzzi, siamo stati nelle scuole, siamo stati nelle scuole medie. Cosa abbiamo riscontrato? Abbiamo riscontrato effettivamente una non conoscenza della nostra associazione, perché ci conoscono come non
produttore di fatti, ma come deleganti dei fatti. Signori, nel momento in cui, in questo momento, io prendo una busta, scusate, questa busta qua, che contiene 1.000 euro e la do a un'altra associazione, noi deleghiamo l'eccellenza delle opere. È per quello che noi non siamo conosciuti. Perché quando si parla con i giovani facciamo vedere che ci rimbocchiamo le maniche e i soldi li moltiplichiamo, signori. Noi siamo in grado, con le nostre professionalità, se le mettiamo in vendita, visto che di denaro ce n'è poco, riusciamo a moltiplicare per 10, per 100, per 1.000, per 1.000.000 le nostre potenzialità. Io ve lo dimostro soltanto con un piccolo fatto. Abbiamo preso 3 governi pilota e li abbiamo insegnato, andando personalmente con l'aiuto dell'università, come si trova l'acqua. Voi dite, ma è una stupidaggine. In aereo si mettono a fare i perforatori, i trivellatori? No, signori. Abbiamo dato in alcuni paesi, prendo il Burkina Faso, abbiamo eliminato il 37% dei risultati negativi. Non sapete cosa significa? Significa di moltiplicare il corrispondente di 3 o 4 mila euro di un risultato negativo moltiplicato per 1.500 o 2.000. E questo l'abbiamo fatto da altre parti. E adesso ci chiamiamo come consulenti. Avete capito la differenza? Ma non per dire che io sono bravo, tu sei bravo e quello è bravo, è che noi non mostriamo dei fatti concreti, signori miei. Dobbiamo imparare a dimostrare questa benedetta eccellenza. Finché ce la teniamo in tasca e ce la teniamo nel nostro portafoglio, l'eccellenza nessuno ce la dirà. E i risultati, signori, non sono quelli di essere qui, l'applauso per noi oratori, e non veniamo scelto qui per rendici bravi. È quello che ci dice la gente in strada. E quello ci dicono gli altri che vedono i nostri fatti. E in questo manchiamo molto, perché siamo estremamente autoreferenziali. Quindi scusate se io faccio questo discorso morale, ve lo posso promettere, perché niente devo chiedere all'aionismo. Io sono entrato nell'aionismo per dare e continuo a dare, e continuerò a dare finché il Signore mi darà la vita. Questo è il concetto. Siamo noi che dobbiamo cambiare assolutamente mentalità, lavorare per gli altri e soprattutto acquistare quello che ha detto Gabriele Sabato Sardi per il nostro distretto, la voglia, il desiderio di servire, perché il servire nella maniera giusta ci gratifica 1.000 volte di più che non quello di dare agli altri e delegare agli altri gli affetti. Abbiamo fatto molte cose, scusate, c'è una mia relazione che porterò anche il 12 di giugno all'Expo 2015, ciascuno di voi le potrà avere, io darò, diciamo, mandato a questa segretaria bravissima che ho, che si chiama Loredana Rocchiero, di mandare a tutti i club questa relazione. La relazione è conclusiva, ho eliminato una 10 di minuti inutili in questo momento, perché qui ci conosciamo tutti, tutti sappiamo cosa facciamo, e mi sembra inutile di tediare ancora questa assemblea su delle notizie che vi posso dare direttamente via email, e avrete esattamente quello che presenteremo dall'8 al 14 giugno, che è l'anno, è la settimana che completa il nostro distretto, in cui il 12 sarà un convegno dedicato a quello che abbiamo fatto. E abbiamo recuperato, volevo aggiungere, dal nostro distretto, utilizzando questi eccezionali collaboratori, qua vedo la Vertuani, vedo la Cecilia Torelli, queste persone che sono state eccellenti, che ci hanno permesso non solo di migliorare l'attività nel nostro distretto, ma di coprire i vuoti che c'erano in tutti gli altri distretti. Abbiamo recuperato l'YA, l'YB, l'IB1, l'LA, facendo cosa? Andando in giro, signori, andando in giro mostrando i fatti che abbiamo fatto, motivando le persone. Io credo che questa sia la strada vera, moderna, che è al di là dell'età e al di là dei nostri mezzi, sia vincente per il laionismo, perché noi lavoriamo nell'interesse dell'aionismo, non nel nostro interesse, nei nostri personalismi e in questa voglia di apparire. Io ci credo fortemente, come credono molti di noi che siamo qua. Grazie a tutti.